Quanta gioia! E che felicità ho nel cuore! Buonasera e un felice Natale a tutti voi! Io sono Don Amato! E per festeggiare Natale, DJ Patria Libera ha deciso di regalarvi una delle più belle fiabe di tutti i tempi, Pinocchio. Solo con qualche piccola modifichina carina qui e là, ad opera del nostro buon Marco Fodelaro. Spero apprezzerete. C'era una volta, tanto tempo fa, un povero chimico plastico di nome Geppetto, che viveva in un vecchio garage con il suo gatto Figaro e con il suo pesciolino Cleo. Pensate che Geppetto aveva la bellezza di 55 anni, ma era ancora vergine. Aveva sempre sognato però di poter avere un bel bambino e proprio quel giorno decise di crearsene uno di plastica. Ecco, sei perfetto! E di chiamarlo? Ma come posso chiamarlo? Pinocchio! Ma certo, Pinocchio! Oh, Pinocchio! Come vorrei che tu fossi vero come Cleo e Figaro! Vabbè, buonanotte! E in quel momento accadde qualcosa di magico! Fanciullo di plastica, sono l'angela turchina. Da anni controllo la vita triste e sconclusionata del povero Geppetto. Lo so, è uno sfigato della Madonna, mi fa una pena pazzesca, ma se realizzerò il suo più grande desiderio, lassù mi hanno promesso che mi daranno le ali d'oro. Quindi, Pinocchio, se dimostrerai di essere bravo, dopo ti farò diventare un bambino vero! Il primo passo, però, sarà quello di donarti la voce. Aia! Leo, smettila di chiamarmi la notte! Tanto non te la cambio l'acqua! No, ma sono io, babbo! Quella stronza mi ha fatto male! Ma Pinocchio! Ma allora sei vivo e parli! Sì, ho fatto anche la cacca! Che bello, bisogna festeggiare! Ritmo tropicale! Ritmo tropicale! Allora, Pinocchio, fai il bravo, eh? Oggi è il tuo primo giorno di scuola. Impara a fare il ruffiano. Eccoti una bella mela da regalare alla maestra. E impara a leccare il culo a chi è più in alto di te. Grazie babbo, ti voglio bene! Qua invece ci sono i soldi per la merenda. Va bene, io vado! Grazie babbo, ciao! È un miracolo! L'ho concepito senza neanche il mio seme! Oddio! Ma sei bravissimo, figliolo! Il tuo sound è pessimo, proprio come lo richiedono i tempi di oggi. Ma tu chi sei? Babbo Natale Nero? Io? Ma io sono Mangiafuoco! Ho paura di te! Ma che ti importa? Io ti farò diventare famoso! E che significa? Significa essere riconosciuti da tutti, vivere con le escort, essere ospiti a pomeriggio 5. Che culo! Forza, vieni con me! Vedi, ragazzo, hai delle corde vocali incredibili, roba da spazzatura, trash pesissimo. Vedrai, ragazzo, diventerai bravo come Justin Bieber. E chi è? Ma come? Non sei anche tu un bimbo minchia? No, mi spiace. Ma dove cazzo vivi? Guarda qua, figliolo! Oh!
Ma per farlo basta che mi paghi. Dopo diventerò il tuo manager. Yuppie!